Beppe! Ben arrivato! Dimmi un po', com'è andata con tuo figlio Stefano? È venuto a trovarti? Ma no, alla fine ci siamo andati noi fino laggiù. Sai com'è? Lui c'ha il loft. Oh, e non sapevo niente. Ah, no? Come mi dispiace, ma mi dispiace. Va bene, dai, coraggio, e vedrai che poi passa, va. Ma cosa hai capito? Non è mica una malattia, eh. Lui c'ha l'open space, no? È un appartamento, ma senza le pareti. Ah, ho capito. Avrà fatto per risparmiare. Beh, sono contento, dai. Sono proprio contento, Cisci. Dimmi un po', perché sei così abbattuto? Cosa vuoi sapessi? Ci ha preparato quelle cose che vanno di moda adesso dai giovani, sai? Ti ha detto che è diventato vegano. Si è trasferito? Non è più italiano! Ma no, Gino, cosa dici? Come non è più italiano? È italianissimo e vive anche nel centro storico, l'accidente. I vegani sono quelli che mangiano le cose senza le cose, no? Le cose senza le cose? Sì, per capirci, loro mangiano la carne senza la carne, senza la Sì, mangiano il latte senza il latte. Il latte senza il latte. I dolci senza il latte, lo zucchero, l'acido oro. E poi infilano i semi dappertutto, no? E poi va adesso no, c'è l'ingami, mi pensa un po'. Ma allora cos'è che mangiano davvero? Cosa vuoi che mangiano? Niente. Niente? Niente. Ah, ho capito. È per questo che sono così stigi, così magri. Sì. Mangiano per finta. È per finta, per finta. Beppe. Ti piace sta roba, eh? A me pesa, mi sembra postilirolo. Mia, basta che faccia dimagrire, fa dimagrire, va bene. Tieni, ma poca ti nasce da bisogno di te. Tiro! A Picasso! Ah! Oh, la cagassemo! Oh, non allargate troppo, Figazzo, oh!